Ciao a tutti, purtroppo stiamo vivendo questo periodo di difficoltà e grande sofferenza dove dobbiamo cercare di stare uniti e di rispettare le regole che ci sono state date e soprattutto di uscire di casa il meno possibile. Ho sentito diversi miei amici con cui ho giocato negli anni passati che stanno nelle città maggiormente colpite e di sicuro la situazione è molto più grave di quello che si pensa. Dobbiamo cercare di stare uniti e di essere fiduciosi e sperare che tutto passi il prima possibile. Per fortuna sono in compagnia della mia ragazza e cerchiamo di sfruttare al massimo le nostre giornate. Proviamo a cucinare qualcosa di nuovo, giochiamo alla play, ci alleniamo insieme e guardiamo un'infinità di serie TV. Mi sto allenando seguendo il programma che ci ha mandato il nostro prof, in più sono riuscito a prendere anche una cyclette per allenarmi al meglio. Sono in contatto con i miei compagni tramite la chat di gruppo che abbiamo su WhatsApp, sono felice che tutti stiano bene e non vediamo l'ora di tornare in campo il prima possibile. Si parla molto di una possibile ripresa del campionato, di un eventuale stop. Di sicuro non è una decisione che spetta a noi prendere, dobbiamo cercare in questo momento di tutelare la salute di ogni cittadino perché penso sia la cosa più importante. Sono molto contento di quello che sono riuscito a dimostrare in questa parte di campionato e dei 5 gol fatti. Di sicuro devo ringraziare la squadra, la società e lo staff tecnico perché è composto da persone vere e qui a Crotone ci consideriamo una grande famiglia e grazie a questo ognuno di noi viene messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Ecco qual è il nostro segreto. Di sicuro il mio gol preferito è quello contro il Livorno. Sulla stagione del Crotone non posso che essere felicissimo perché la squadra è riuscita a dimostrare quanto vale tra alti e bassi. Ma neanche nei momenti di difficoltà siamo rimasti uniti e abbiamo trovato sempre la carica per affrontare ogni gara. Dopo l'ultima disputata contro il Venezia siamo riusciti a guadagnare un secondo posto importantissimo e su un'eventuale ripresa del campionato dobbiamo solo cercare di mantenere. Per me tutto è cominciato nella scuola calcio del mio paese, San Cipirrello, in provincia di Palermo, dove sono rimasto fino a 14 anni per poi trasferirmi a Milano nel settore giovanile del Milan. Sono arrivato fino all'ultimo anno di primavera e il mio primo anno tra i professionisti è stato a Brescia, un anno che di sicuro mi è servito molto per crescere. L'anno successivo sono stato comprato dal Crotone e ho disputato il mio primo anno in Serie A, forse l'anno indimenticabile, dove purtroppo è arrivata una non meritata retrocessione. L'anno successivo sono stato condizionato da un infortunio al menisco, ho cominciato con il Crotone per poi a gennaio trasferirmi a Carpi. Abbiamo fatto questa scelta con la società, sono riuscito a riprendere la forma e ad esprimermi al meglio. E quest'anno è il più bello per me perché sono riuscito a dimostrare il mio valore e perché la squadra sta facendo molto bene e siamo riusciti a guadagnare un grandissimo secondo posto. Infine volevo salutare tutto il popolo rossoblù con l'augurio che tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento possano guarire e che tutta questa brutta situazione possa finire al più presto. Non vediamo l'ora di ritornare allo stadio. Un abbraccio a tutti.